ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Come state? Come vedete, ho girato diversi video con questo outfit e in questa location appunto perché oggi ho un po' di tempo libero e mi andava di trascorrerlo con voi. Oggi vi voglio mostrare la mia body care routine di quest'estate perché ho trovato dei prodotti interessanti che appunto magari possono interessare anche a voi. Quindi ve li voglio far vedere. Allora, partiamo subito dalla detersione come prima fase. Ah, un attimo, ho già fatto una body care routine sul mio canale, ma risale al 2016, credo un anno e 2 mesi fa. Quindi probabilmente sicuramente ve la lascerò nell'info box, però diciamo che questa è la versione aggiornata ad adesso, quindi agosto-settembre 2017, ma anche luglio, direi. Quindi partiamo subito. Allora, la prima fase appunto della body care routine è alzarsi dal letto e fare una doccia, perché una doccia al giorno toglie il medico di torno ma anche la puzza di ascelle. E quando estate fa caldo anche due o tre docce sarebbero gradite. Io personalmente ne faccio due, una al mattino e una alla sera. Poi se proprio devo uscire a cena fuori, sono proprio un bagno di sudore, ovviamente mi faccio anche quella prima di cena. Quindi proprio livelli, per non puzzare che cosa si fa? Eppure c'è tanta gente che non la fa. Andiamo avanti. Allora, i due bagnoschiuma che ho utilizzato di più quest'estate, o comunque non che ho utilizzato di più perché ne ho utilizzati altri, o comunque quelli che mi sono piaciuti di più quest'estate, sono questi due. Adesso ve li vado a mostrare entrambi. Il primo è questo bagnoschiuma qui della Bottega Verde e Sali del Mar Morto, acquistato con una promozione, quindi pagato o 3,90 euro o no, o 3,99 o 2,99, non mi ricordo più, però forse hanno un prezzo bloccato questi, quindi altro che promozione. Forse costano sempre 2,99. In ogni caso, questo è un bagnoschiuma da 400 ml, quindi abbiamo quasi mezzo litro di prodotto. È un bagnoschiuma con cui io mi trovo particolarmente bene d'estate, perché lo trovo un odore rinfrescante, neutro, che va bene sia a me ma anche a Simone, voglio dire. Infatti qualche volta l'ha utilizzato anche lui. È buono proprio, come dire, è un bagnoschiuma che sembra essere quasi zen. La fragranza è veramente fresca, proprio, sa proprio di estate, di ossigeno. Buono, buono, buono. Non so se gli effetti dei sali del Mar Morto in effetti si avvertono sulla pelle, perché io non ho avvertito nessun tipo di effetto, se non il fatto che deterge bene senza tirarmi la pelle, senza aggredirla, senza renderla super arida, ma semplicemente una detersione delicata, adatta all'estate, ecco, fresca. Quindi questo è un prodotto che a me piace e l'ho già comprato diverse volte in passato, quindi un prodotto che già conoscevo. Un altro prodotto che invece non conoscevo, ma che mi sono fatta tentare dall'acquisto dal catalogo, essendo io presentatrice, è questo bagnoschiuma qui. Questo bagnoschiuma qui l'avevo visto in catalogo, chi si ricorda quale, forse Campagna 6 o Campagna 7, forse Campagna 7, e è un bagnoschiuma in vasetto, quindi qui all'interno abbiamo il bagnoschiuma. Adesso ve lo vado a mostrare così. Vedete? Eccolo, questa è la sua consistenza. Ha una consistenza molto molto collosa, quindi vedete che fa il filo. Quindi sembra quasi uno slime. Questa cosa qui inizialmente mi aveva dato un po' fastidio, perché se non avete il corpo completamente bagnato, le mani completamente bagnate, tende a fare l'effetto colla e quindi non vi deterge bene. Comunque un prodotto che sto adorando, perché a furia di utilizzarlo ho capito come lo devo usare, cioè mi devo bagnare proprio proprio bene e poi dopo metto questo prodotto e lo vado a massaggiare con la spugna, con le mani, eccetera. Oddio, questo qua con la spugna meglio di no, meglio con i polpastrelli e con le mani, magari grattando un pochino, ecco, se avete, che ne so, se dovete fare lo scrub così, casareccio. No, adesso a parte gli scherzi, io lo uso questo qui solo con le mani e con i polpastrelli, non con la spugna, mentre questo qui anche con la spugna. Vi stavo dicendo che ha una consistenza un po' collosa, per cui il corpo deve essere ben bagnato, proprio bagnato, non umido, proprio bagnato, dovete essere proprio una secchiata d'acqua addosso. È buonissimo, cioè nel senso ha un profumo di mango e melograno, che poi sono i due frutti che appunto ci sono qui all'interno, che è pazzesco, vi rimane un sacco sulla pelle ed è veramente buono, cioè rende la doccia proprio un piacere.
Vi avevo detto che per le acque profumate, o per i profumi e per le fragranze io non amo la frutta esotica, è assolutamente così. Invece questo bagnoschiuma mi piace un casino, quindi forse sono, può essere che io sia un po' incoerente, ma non me ne frega, perché in questo prodotto ho trovato veramente un prodotto che a me piace. Ma non ve lo voglio pubblicizzare, alla fine mi piace questo come mi piace questo. Voglio solo dirvi che inizialmente ero molto diffidente perché ho detto mamma mia, è scomodo, eccetera, eccetera, mentre invece io mi trovo molto molto bene, l'ho già usato parecchio perché non so se vedete alla luce che siamo arrivati qui. Io ho fatto diversi lavaggi, quindi nonostante siano 175 ml di prodotto, secondo me durano parecchio, anche perché ve ne basta poco e fa molta schiuma. Un prodotto che a me piace, che mi ha incuriosito, che ho pagato o 1,50 o 1,95, quindi proprio poco, ed è poi il prezzo di tutti i bagnoschiuma che troviamo in giro. Ce n'è da meno, ma ce n'è anche da di più. Inteso come prezzo, eh. Prodotto che a me veramente piace tanto. L'Inci non l'ho manco guardato perché so che farebbe sicuramente impallidire, quindi non lo guardo, però devo dire che non mi lascia né la pelle secca né irritata, non mi lascia rossore, non mi lascia niente. Quindi tutti e due sono ottimi, ottimi, ottimi prodotti. Entrambi provateli se avete voglia e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io mi sto trovando molto bene con entrambi, li trovo piacevoli, non rendono la detersione una roba pesante oppure lunga, assolutamente no. Sempre sotto la doccia, dopo il primo risciacquo, mi vado a passare questo balsamo anticellulite della Geomar, che alla fine voi leggete balsamo anticellulite, ma in realtà non è nient'altro che uno scrub e quindi a volte me lo passo prima della detersione, a volte lo passo dopo, dipende. Qui dice sfogliante, sì, levigante, sì, drenante, non lo so, non ho notato questa sua caratteristica, quindi non mi so esprimere. È un prodotto con cui mi trovo abbastanza bene perché comunque lo utilizzo come scrub, ma non è anticellulite, nel senso la cellulite è sempre lì. Non facciamoci strane idee. Poi dopo il risciacquo mi asciugo e mi passo. Anzi, vi volevo far vedere anche gli shampoo che sto utilizzando in questo periodo, ve li faccio anche vedere, che uno è Ultra Dolce alla Camomilla, che mi piace veramente tanto perché è uno dei pochi shampoo o shampoo che vanno bene per la mia cute grassa. Quindi è un prodotto veramente ottimo, mi va a detergere bene, riesco a tenere i capelli puliti per 3 giorni, per cui meglio di così non posso chiedere. Ottimo. Non so se senza siliconi, ma vi dirò che a questo punto me ne frego anche, perché mi lava bene, è quello che cerco, ecco. Un altro prodotto che sto utilizzando è questo qui della Sienne, Repair and Care, shampoo alla provitamina, è un avanzo di quelli che ho portato in vacanza, e non è male, però non è a livello dell'ultra dolce, quindi non so se consigliarvelo o meno, io lo sto utilizzando appunto perché dovrò pur finirlo, dovrò pur usare un prodotto che ho comprato. Dicevo, dopo appunto essermi passata l'accappatoio, l'asciugamano, essermi asciugata, mi passo una crema per il corpo, ma non in tutto il corpo assolutamente, perché uno non ne ho voglia e in secondo luogo non lo faccio neanche d'inverno, figuriamoci d'estate. La passo solo nelle braccia e nelle gambe, qualche volta nei glutei, però qualche volta, non sempre. La crema che sto utilizzando adesso è questa qui all'Assenzio di Erbolario. Questo è un campione gratuito, non so se riuscite a vedere. Me l'hanno regalato a fronte dell'acquisto del profumo del bagnoschiuma che io ho regalato a Simone. Quindi non so se vi ricordate che avevo detto che non compravo più profumi dell'erbolario perché su di me non durano. Perfetto, non l'ho comprato per me, ma l'ho comprato per lui, che lui ha il potere di far durare tutti i profumi sulla sua pelle 10 o 12 ore. Che culo. Vabbè. Sta di fatto che questo qui me l'hanno regalato a fronte dell'acquisto del profumo e del bagno doccia, e quindi questa me la sono fregata io perché mi piace veramente tanto. Un profumo che è pazzesco, anche questo lo trovo adatto all'estate. Tra l'altro l'ho messa stamattina, quindi adesso mi annuso. È veramente ottima, 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 profuma tantissimo, cioè muovete il braccio, vi sentite tutto il profumo che vi arriva addosso. Si assorbe subito, non vi lascia la scia bianca. Lascia appunto il profumo e devo dire che fornisce una discreta idratazione, per cui è un prodotto che mi piace, non lo compro perché non uso creme per il corpo in maniera abituale, quindi se lo compro tenderei a lasciarlo lì. Però avendolo in casa l'ho utilizzato, quanti ml sono? Sono 30 ml, quasi finito, e mi sono trovata molto molto bene, per cui se voi siete consumatrici di creme per il corpo e vi piace che profumino e vi piace che idratino e che si assorbano subito, questo è un prodotto che potreste provare. Quindi Erbolario Assenzio. Non mi pronuncio per le altre creme di Erbolario perché non le conosco, ovviamente. Poi
Poi, per quanto riguarda la deodorazione, per non puzzare, come dicevo prima, mi passo questo, quindi lo stick al lume di rocca. Questo qui è del marchio Linfa Vitale, lo compro sul giardino dei libri, ma tendenzialmente uno vale l'altro. Quindi se lo avessi comprato del marchio non so quale, secondo me sarebbe stato sempre comunque efficace. Mi sono sempre trovata bene, per cui attualmente sto utilizzando questo. Vi faccio vedere anche come si presenta, tanto non c'è nessun pelo. Questo qui lo inumidisco, lo metto sotto le ascelle, appunto, lo inumidisco e lo asciugo bene bene bene, se no i batteri proliferano. E poi niente, lo tengo chiuso qui in un luogo, diciamo, fresco e asciutto. Comunque questo è quello che uso io. Si chiama Puro Mineral Antiodorante Stick Naturale del marchio Linfa Vitale, 60 grammi di prodotto. Ottimo, 3,50 euro mi sembra. Dopo aver applicato quello, applico anche il deodorante, quello che io applico praticamente tutti i giorni, il Neutro Roberts Extra Delicato, cioè scusatemi, Delicato Extra Protezione, 0% sali d'alluminio, 0% macchie, un ottimo prodotto, anche questo vi tiene tutto il giorno a bada gli odori, qui dice efficacia 48 ore, ma tanto noi ci laviamo molto di più e quindi quello non ce ne frega. Nessun residuo visibile su abiti e pelle? Assolutamente sì, perché non vi lascia nessun tipo di scia bianca né sugli abiti ma neanche sotto l'ascella. Quindi ottimo prodotto, mai come il Breeze, ma comunque mi trovo bene ugualmente. Per quanto riguarda invece il profumo, nell'ultimo periodo, proprio nell'ultimissimo periodo, sto utilizzando questo qui dopo la doccia, ad esempio come acqua profumata, che è Yves Rocher Fleur d'Orange Lavande Petite Grain. È semplicemente un eau de toilette molto molto fresca, molto leggera, molto rinfrescante e amara soprattutto, adattissima a questa stagione. La vaporizzo su tutto il corpo, diciamo, dopo la doccia, si asciuga, un pochino si sente ma non si sente tantissimo, poi dopo mi vesto e mi metto il mio profumo. Adesso ho portato qui a caso un profumo di quelli che sto utilizzando in questo periodo, scusatemi, mi è caduto il telefono. Ho portato qui un profumo a caso di quelli che sto utilizzando adesso, ma comunque qualsiasi profumo io abbia lo utilizzo dopo aver vaporizzato l'acqua profumata sul corpo, mentre invece il profumo tendo a vaporizzarlo sui vestiti e qualche volta anche sul collo o sull'incavo del gomito, senza poi fare quel lavoro lì perché non va bene, ecco. Quindi vi ho fatto vedere i prodotti che io utilizzo per la mia doccia. Come vedete, sembrano tanti, però in realtà si fa presto, è 10 minuti ed è tutto finito. Fatemi sapere i prodotti che state utilizzando voi in questo momento per la doccia routine. E ci vediamo nei commenti e ditemi che cosa ne pensate di questi prodotti, se li conoscete e li usate anche voi. Ciao, a presto. Ciao.